Siamo qua con un grande ospite che è Antonio Pennacchi e ha scritto un libro che possiamo dire oggi si chiamerebbe un sequel, anche se forse non è tanto bello chiamarlo così perché, come diceva mio zio, la guerra l'abbiamo persa, ma non così male, che si intitola Canale Mussolini parte seconda. E la cosa che mi ha colpito di questo libro personalmente è l'uso del linguaggio, che in questo caso è il dialetto, una, diciamo, bolla dialettale, culturale, in una zona dove chi non è di lì non sa che c'è. Vuole parlarci della lingua? Beh, negli anni 30, 1931-32, 3.000 famiglie vennero spostate dal Friuli, dal Veneto e dal Ferrarese, quindi vennero spostate dal nord Italia al sud, sotto Roma, per la bonifica delle paludi pontine. Quindi erano 3.000 famiglie di 10.000 persone l'una, erano 30.000. Io sono figlio di una di loro, questi bonificarono le paludi pontine continuando a parlare la loro lingua. Quindi mia mamma e i miei zii parlavano in veneto, raccontando della loro storia, io li faccio parlare come parlavano loro, parlavano in veneto. Ancora adesso a Latina, in campagna, intorno nelle campagne, si sente parlare in veneto, anche se a Latina, invece, a Latina città parliamo in romanesco. E questa è la nostra storia, insomma. E la cosa che colpisce è che, pur essendo in dialetto, nelle parti dei dialoghi, è molto comprensibile a chiunque, italiano perlomeno. Io prima di cominciare a scrivere, io ho fatto l'operaio in fabbrica. Ho fatto per 30 anni l'operaio a turni di notte e la lingua che uso nei miei libri è la lingua che parla la gente normale, insomma, se si parla in fabbrica, se si parla nei bar o dal barbiere. Scrivo libri perché possano essere compresi non solo dall'elite ma dalle larghe masse popolari, insomma, perché io mi sento voce, faccio il narratore, racconto le storie del mio popolo, dei miei parenti e dei miei morti e le storie dei miei compagni di fabbrica. Che poi, se non sbaglio, lei ce l'ha sempre avuta come missione, quella di raccontare in qualche modo la storia della sua gente, della sua famiglia. Questo faccio, se no che devo raccontare. Non sono uno che si inventa le storie. Sì. Che segue la tradizione dei falò, la tradizione orale, di quando da piccolo ci si riuniva tutti quanti nelle stalle. Dei vari poteri ci si spostava, ci si andava in un potere, in una stalla, e la sera al lume a petrolio, quando ancora non c'era la corrente, le donne filavano e i vecchi raccontavano le storie. Si chiamava il filò perché le donne filavano. Bene, l'ultima domanda, perché il clima ci avversa. Una cosa che come donna mi ha molto colpito è questa cultura abbastanza matriarcale, se ho inteso bene, in qualche modo. Insomma, in queste grandi famiglie patriarcali però c'erano queste figure femminili, in realtà chi comandava poi erano le donne, era mia nonna, mia madre, mia moglie. Proprio una tra di lei segue le tradizioni, è un rispettoso delle tradizioni. No, sono figlio delle tradizioni, guardo verso il futuro, guardo verso il nuovo, so che l'età dell'oro, se c'è, non sta nel passato ma sta nel futuro. Certamente. Perché so che anche se a volte ci prende la nostalgia per il tempo che è stato, ma in realtà quella è la nostalgia di quando noi eravamo giovani, la nostalgia di noi stessi. Certo. So però che nel passato siamo sempre stati peggio, insomma, quindi il futuro è sempre meglio. Quindi, per richiamare il titolo, non è vero che si stava meglio quando si stava meglio perché si era giovani. Perché si era giovani. Poi, insomma, lei pensi solo che ancora negli anni 50 le donne morivano di parto, insomma, fino al 48 non avevano diritto di voto, insomma, gli spazi di libertà sono aumentati, gli spazi del benessere, la qualità della vita, la comprensione. Beh, guardi, siccome parliamo di tradizioni, una tradizione di Torino è il cioccolato, quindi noi ci permettiamo di omaggiarla di cioccolatini artigianali di Peirano. E poi un altro nostro partner, l'ACI, che è la omaggia di questo piccolo Moleskine. Non so, vorreste scrivere la parte terza di Canale Mussolini. Vi ringrazio. Grazie a lei. A voi. Desicardi per prime 10 pagine.